Senti, Giovanni Tizian, giornalista minacciato dalla mafia, oggi presenta il libro a Modena, una folla enorme, ci sei anche tu. Perché era proprio questa la prima risposta che ci era richiesta. A noi delle istituzioni e della politica, anche la richiesta dei provvedimenti, degli atti, come abbiamo fatto con le nostre due leggi regionali, una specifica sul tema delle costruzioni dell'edilizia, tema in cui non solo l'infiltrazione ma il radicamento della mafia è conclamato, e l'altra più generale sui temi della legalità. Però a noi è richiesto l'intervento, ai cittadini è richiesta una reazione forte e chiara, non solo di solidarietà a Tizian, ma di chiaro messaggio che nessuno a Modena e in Emilia-Romagna si lascia né intimidire né impaurire da nessuna minaccia rivolta a chiunque. E quindi mi pare davvero una testimonianza straordinaria e importante per Modena. Perché non sia un fuoco di paglia nei prossimi mesi, che cosa dobbiamo fare? Il problema è proprio questo, perché non è che la notizia può essere esclusivamente legata alla notiziabilità giornalistica dell'evento. I rapporti della Direzione Investigativa Antimafia, l'ultimo che si chiama SOS Impresa, specifico sulle imprese, denunciano da tempo una situazione a Modena, in Emilia-Romagna, appunto non solo di infiltrazione ma di radicamento. Qui si tratta di dare continuità a questa idea di contrasto quotidiano, centimetro dopo centimetro sul territorio. Non è un caso che noi, in Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, che io presiedo, stiamo pensando ad un centro di documentazione permanente, cioè il fatto che ci sia uno strumento che tutti i giorni, cittadini, scuole, ragazzi, imprese, costruisce cultura della legalità, di modo che la minaccia non faccia neanche in tempo a essere pronunciata perché è soffocata da una tensione sociale virtuosa che non le lascia fiato, respiro e ossigeno. Ecco, questo è il senso, l'impegno, perché sui luoghi di lavoro, dentro le scuole, nella quotidianità. Guardate, io lo dico sempre ai modenesi, la scelta di campo la si fa anche rispetto alla pizzeria che si intende frequentare, all'esercente a cui si intende rivolgersi per fare i nostri acquisti, piuttosto che al soggetto a cui chiedete credito per un'impresa. Cioè, queste sono le discriminanti che nella quotidianità respingono questa aggressione che a Modena non deve trovare nessuno spazio. L'ultima domanda, quale pensi sia il livello di consapevolezza dei modenesi e degli emiliani sul fenomeno? Alto. Alto, io sono convinto che questa, la risposta di questa mattina non sia solo una risposta appunto al fatto giornalistico, ma ormai alla consapevolezza che questo rischio è reale. Bisogna trovare il coraggio di andare oltre, lo dico anche a noi stessi, a un po' alla logica del comunicato stampa, per cui accade la cosa e noi diciamo teniamo alta la guardia, siamo consapevoli del rischio. No, appunto, insieme alla consapevolezza ci vuole l'azione. Però è evidente che ormai in questa situazione di crisi che accentua il bisogno, no, di protezione, di risorse, di liquidità per famiglie, imprese, soggetti, di opportunità per i giovani, è molto più facile così incombere in dinamiche che ti portano fuori dalla legalità. E quindi questa consapevolezza c'è, sta crescendo e noi non dobbiamo farla calare.